Eccoci qua. Ciao a tutti amici di Atleta Sport News. Io sono Roberto Pulito, sono un grandissimo appassionato di MMA, le seguo dal 2006, sono una cintura viola di Jiu-Jitsu brasiliano, quindi posso dire che qualcosa nell'ambito lottatorio la so, e lui invece Ciao, io sono Augusto Tirelli, e vabbè, sono un amico di Rob, anch'io seguo l'MMA da parecchio tempo, ho fatto una quindicina d'anni di sport di combattimento con scarsissimi risultati e no, proprio per questo invece di continuare a far prendere a cazzotti in faccia che a un certo punto iniziano a fare male, abbiamo deciso con Rob di spostarci su Twitch e non lo so, provare a, come possiamo dire. a dare un nostro parere, a dare un po' più di visibilità a questo sport che in Italia ancora non è tanto seguito e magari chi lo segue non sa bene di quello di cui sta parlando, Sì, possiamo dirla così. E cioè, c'è poca competenza, anche possiamo. poca competizione forse sotto questo punto di vista. Comunque, io direi una cosa, il programma si chiama MMA Lunch, quindi io Augusto si mettiamo a magnà. Male, mai non No, fa. mai fa. Allora, fondamentalmente la nostra idea era quella di commentare un po' l'evento UFC di sabato notte, che ricordiamo essere stato UFC 266, una card a mio avviso bellissima, ha visto scontrarsi atleti di un certo livello, non sono mancate le sorprese e a livello tecnico si sono viste cose bellissime. Dovrei sapere che Roberto c'ha il cuore spezzato. Sì, io ho il cuore Sperava tanto in spezzato. Tessini, invece. Mannaggia. Allora, possiamo dirlo, se devo fare il tifo per qualcuno degli atleti, la mia parte va sempre, anzi, la mia parte, il mio tifo si sposta sempre verso il lottatore. Sì, è vero, però sei un po' monodimensionale, tra virgolette. Nel senso, vai là, oh che bello, questo fa jiu-jitsu, poi prende una carrellata dei cazzotti, proprio come se non ci fosse un domani. Che poi è quello che è successo al nostro povero amico Ortega, perché... Il nostro povero amico Ortega comunque ha messo in piedi un match incredibile. Allora, diciamo che è forse inutile partire da Ortega Volkanovski perché parleremo tantissimo di Sì, questo c'è match. da parlare a non finire probabilmente. Da cosa vuoi partire? Tanto Lanciami un l'amo. mozzico arpanino che mi pare. La cosa numero uno. La bocchetta è sempre qualcosa che mi Ti fa mette in pace col felice. mondo. Sì. Ma poi siamo a Roma. Cioè, la porchetta è tutto. Ma bando alle ciance. Intanto salutiamo Andrea. Ciao Andrea. Ciao E Andrea. anche te, ciao Vischio. Grandi. Porchetta d'Ariccia, non lo so, dobbiamo chiedere al Non lo redattore. so, però è buona. Però è buona. Ci sta, ci sta. Perché è buona va bene. Allora, qual è il primo match che vogliamo andare a commentare? Dando tempo al tempo. Ah, io partirei con un match preliminare che è stato Chris Daukas contro un russo dal nome impronunciabile, che adesso mi dispiace, devo ricordarmi come si chiama. Ma più che altro dobbiamo ricordarci come si pronuncia, perché è quella la cosa complicata con gli atleti russi. Sì, ha un nome Tipo incredibile. Khabib Nurmagomedov. Quanto ci abbiamo messo per imparare a pronunciarlo correttamente? Tantissimo, io ancora mi sbaglio probabilmente. Nurmagomedov. Shamil Abdurakhimov, lo chiameremo per semplicità Arbek, come gli piaceva farsi chiamare a lui. Giustamente. Dunque, allora, Daugas è un atleta molto interessante nel panorama dei pesi massimi. Ha una mano molto, molto, molto pesante. Prima di lui era già arrivato a una vittoria per KO. Mi sembra quello di sempre. No, con Vincent Pro aveva fatto Jamal Hill contro. C'aveva un nome grosso. C'aveva un Sì, nome me lo grosso. sto ricordando. Comunque, finita anche là, mi pare, al primo round. È Sì, è stata una finito il primo cosa. round. Ah, contro Lenik, come no? L'ultimo match contro Alexei Oleinik, Certo. l'ha messo giù al primo round. Brutalizzato e non. Oleinik, ricordiamo, è il peso massimo con il più alto numero di vittorie per submission in UFC e penso
anche... Allora, ci dicono delle regie. Attenzione, che... una sub di 5 mesi. Grazie, 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 veramente. Spero che sia stato merito nostro. Xavier DDR. Solo per il grande Roberto, sì, Roberto, dove vai i rimorchi? Grande, ragazzi, cioè, grazie. Dove vai a mettere pulire? Dateci sordi! Scherzo, ovviamente. Comunque, sì, mi aggancio a quello che dici te, non solo il più grande numero di submission nella storia dei pesi massimi, ma submission assurde. Submission assurde, è uno dei pochi che riesce a chiudere le Ezekiel Choke senza che... Da sotto la monta. Di questo penso che tu puoi parlarne meglio di me. Sì, sì. Guardiamo che cos'è un Ezekiel Choke. No, un Ezekiel Choke, o Ezekiele normalmente, è una sottomissione che avviene principalmente nel jiu-jitsu brasiliano tramite la presa dei baveri del kimono, anche i baveri, le maniche del kimono. Quindi presa sulla prima manica, la seconda va a rinforzare e abbiamo un effetto forbice sul collo, okay, degli avversari. 7 secondi e si va a nanna. A dormire. Cosa riesce a fare il nostro atleta russo? Lo riesce a fare senza kimono, quindi usando l'interposizione delle braccia da sotto la monta. Cioè lui... Una forza devastante. Esatto, si parla di un atleta con un bicipite... Di queste dimensioni più o meno. Della capoccia mia, che come potete vedere non è proprio così piccola. Non è piccola, però quella è più grossa, esatto, comunque. Esatto, e lui riesce a mettere a ninna le persone da sotto la monta, che ricordiamo essere una delle posizioni più dominanti del panorama lottatorio, perché non solo del jiu-jitsu brasiliano, se parliamo di greco-romana, lotta libera. Se pensi proprio che il jiu-jitsu va a, come dire, a risolvere questo problema poi nella lotta, perché il... gli sport di lotta tradizionali, tra virgolette, o comunque nella lotta tradizionale, l'obiettivo è quasi sempre andare a schienare l'avversario, mentre il jiu-jitsu è andare a inventare tutto un modo di esatto, un metodo di combattimento schiena a terra. Esatto, e questo è importante. Comunque sia, anche nel jiu-jitsu schiena a terra, stare sotto la monta non ti dico che hai perso, ma stiamo là. Ci siamo quasi. Comunque, tornando a noi, Olenik, atleta di primissima fascia, e Daugas l'aveva fatto sembrare poco più di un bambino, davvero non gli aveva dato spazio, per poi chiudere con KO devastante, che e si è ripetuto tra l'altro anche questa volta con un atleta russo, contro in questo caso un maestro internazionale di kickboxing, che ricordiamo l'essere maestro internazionale per i russi equivale a essere un l'apice, essere all'apice rispetto a questa categoria sportiva. Nonostante questo, il buon Douglas se ne è sbattuto altamente e l'ha messo a nanna. Possiamo mandare la clip? Sì, abbiamo preparato una clip in cui così ci possiamo rendere conto della potenza di qua, questo. Ecco qua, già prima cosa, se si può mandare indietro. Troppo poco, ancora di più all'inizio della clip quasi. Qua? Ancora prima. Qui. Qua Douglas mangia un gancio assurdo. Allora, questa è una cosa che volevo chiederti. Secondo te lo prende apposta? Non lo prende apposta? No, non lo prende apposta. Lo incassa come se non ci fosse un domani. Come se niente fosse. Si vede poi nell'altra parte della clip. Sì. Possiamo capire che... Eccolo qua, lo prende... Va indietro e rientra con un effetto quasi a molla. Poi comunque il pugno lo prende perché è bravo, è molto bravo Arbeck, porta un ottimo colpo, soltanto Daugas, che incassa bene e riuscire a fare questo movimento con il braccio di quello giù, perché pensa ha incassato il colpo, adesso vado a doppiare con la mano forte, invece si è preso questo tram pieno in bocca. Vabbè, pure Daugas comunque mette prima il jab, sono a distanza e boom! Sì, sì, ha una buonissima box adattata per il contesto. Usa il jab come timone per poi andare, appena trova la distanza, andare a scaricare. Che è un pochino quello che ha provato a fare Rosenstruck contro Blades in un match che poi è stato il più noioso della gara, sì, possiamo dire quasi indecente, con un Blitz che si è limitato a fare il compitino, prendere le posizioni, mettere un po' di ground and pound e Rosenstruck, niente, nulla cosmico. Io credo che a questo punto
anche il suo futuro in UFC potrebbe essere un pochino a rischio dato le ultime prestazioni. Beh, sì, sicuramente se non comincia ad aggiustare un po' la sua difesa da takedown e il suo jiu-jitsu brasiliano, la gente si comincia a rendere conto che è un atleta molto monodimensionale, eh. Una potenza esagerata, un fisico importante anche per un peso massimo, ma ci stiamo cominciando a fermare lì. Sì, Gianluca, sono più o meno d'accordo. Il colpo è abbastanza pulito, soprattutto rispetto a quelli che si vedono nei pesi massimi e con quelli che possono essere i colpi portati in un match di MMA, che gioco forza sono quasi tutti colpi un pochino sporchi. Nell'economia di questo invece è un colpo molto molto pulito, portato bene a quello che si chiama il bottone, che sarebbe qua la punta del mento o la punta della mascella, e quelli sono colpi che quando entrano li spengono. Sì, sì, infatti sì. Se vedi Arbeck va giù a braccia quasi stese, ma si vede proprio se andiamo a osservare, sì, gli occhi non c'era più già. Esatto, va giù a braccia quasi stese, poi la sua mole, comunque stiamo parlando di un atleta che 120? Sì, sotto il 1,90 m per 120 kg tutti, chilo più, chilo meno, e ha comunque una capacità di recupero diversa rispetto a, ecco, se si prendesse un colpo del genere un atleta de 90 o 94 kg. Certo. Saresti curioso di vedere Daukas contro un altro prospect dei pesi massimi? Sai di chi sto parlando? Sì, 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 lo so di chi stai parlando. Sarebbe interessante, anche perché comunque Daukas viene da una scuola di BJJ, che è la BJJ Martinez. Sarebbe sicuramente un match sarebbe sicuramente la sputazza è negativa, è vero è vero Gianluca, la sputazza ci fa capire che ormai il match è finito, si va in abba. Comunque parlavamo di Aspinall, giusto? Tom Aspinall, che probabilmente ha il miglior jiu-jitsu della divisione dei pesi massimi indubbiamente, parlando che Verdum purtroppo ormai Verdum sta in LFA, si fa i soldi suoi, tranquillo, ogni tanto va a fare cazzotti. PFL. In PFL, scusami, non LFA. Va là, pia cazzotti, si pia soldi, ma giustamente, ma chi lo va a fare a stare in una divisione comunque in forte cambiamento come quella dei pesi massimi, anche perché è finita l'era di Miocic, si è aperta l'era di Inganno, ma c'è tanta gente che vuole il collo di Inganno, cioè fra cui Cyril Gane, che adesso andrà per il... No, è già andato per il titolo interim, mi sono sbagliato. È già andato per il titolo interim e lo ha vinto. Ha vinto il titolo interim con una prestazione fenomenale contro Derrick Lewis, che è un'altra atleta che esce fortemente ridimensionato da quella che poi è la nuova linea di scuola, massimi. Sì. Cioè, di cui, tra l'altro, perché vogliamo dire questo? Perché secondo me Aspinall, Gain, Daukas sono Neck 90, io non so, bello, è tutto roba che alza la media. Non è vero, ragazzi. È la mia barba da pirata. È una nuova era dei pesi massimi. Non stiamo vedendo più i gigantoni classici che danno il colpo, spassamelo così, non è proprio questo, lo sappiamo, c'è uno studio dietro, ma il colpo della domenica, la potenza che mette giù, ma stiamo parlando di atleti che hanno una fortissima mobilità, un gioco di gambe favoloso, un jiu-jitsu stellato. La maggior parte dei casi, o comunque un adattamento della, come nel caso di Gane, della lotta libera francese, è devastante. È un peso massimo che si muove almeno come un peso medio, se non forse ancora qualcosina, esatto, più giù. Ha una mobilità pazzesca, ma oltre alla mobilità ha una selezione di colpi che è devastante, un'agilità che non è da peso massimo. Sì, ma non è solo l'agilità, è l'intelligenza e il QI del fighter, e io raramente ho visto fighter di pesi così alti avere un QI del genere. Possiamo parlare di Miocic, ma Miocic era piccolino in confronto a The Predator, in confronto a Inganno, però comunque rimane un atleta, passatemi il termine, sottodimensionato rispetto alla divisione. Se tu pensi a quelli che sono stati gli altri pesi massimi recenti che hanno potuto cambiare qualcosa, anche con Cain Velasquez. Gianluca ci dà un vero anche questo, Gianlu. Dice un ottimo spunto anche questo. Il cardio dei pesi massimi è in evoluzione, e lo vediamo anche da The Predator stesso, perché stiamo parlando di un atleta gigantesco, penso sia il più grosso dei pesi massimi. Inganno deve tagliare per rientrare sotto i 120. Cioè, ci rendiamo conto? Tagliare il peso per andare sotto i 120 kg. No,
una cosa devastante. E Daukas, tornando a noi, Daukas si trova un pochino ancora a metà fra questa divisione, c'ha una buona mobilità, non ancora buona come quelle che può essere quella di un Gain. C'ha forse a vederlo qualche chilo da tagliare, a vederlo, però naturalmente su questi anche aggiustare pesi, un po' il suo fisico, perché esatto, su questi pesi andare a tagliare dei chili sì, ti dà un vantaggio a livello di agilità, però poi ti comporta un grosso svantaggio a livello di potenza espressa. E Ibrahimovic ha fatto Ibra. Che è successo Ibrahimovic? Non capisco, è grosso? Sì, ma non come loro, no. Non ti preoccupare, Ibra sarebbe meglio il massimo leggero forse. Ma comunque carne da macello buttato là dentro, sì. Molto probabile. Atleta comunque di taekwondo, clamoroso per carità. Pare che sappia dire qualcosa. Contestualizziamo. Povero Ibrahimovic, se entrasse dentro una gabbia, non lo vorrei vedere davanti a me. No, per strada, non è manco qualcosa che non escludo possa succedere, conoscendo il soggetto. Sì, questo non è da sottovalutare. Invece, lo so, ma un sacco di gente dice che è cattiva, poi appena si trova davanti uno un pochino più attrezzato. Se è cattivo, non va di parapasso con Mor tecnico. Non so quello che può succedere. Comunque, Augusto prima mi ha dato uno spunto, perché ha parlato di gameplay e c'è stato un match, secondo me, il primo della nostra main card. Che va. Qualcosina è successo. Sicuramente un gameplay c'era, ma di che sto parlando secondo te? Vediamo se siamo sulla nostra stessa lunghezza d'onda. Stiamo parlando di Jessica? Andrea ha fatto un match molto 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 interessante. Eccolo qua. Allora, qua lo possiamo vedere con una ripresa live fatta da qualche fan. Andiamolo. Bello Cucia. Allora. Ok, guardate come l'Andrage, che è l'atleta più bassa, va a prendere il centro dell'ottagono. La Calviglio qua prova a riprenderselo, ma viene scacciata immediatamente. Questo perché la Calviglio è un'atleta più alta, infatti sta provando a usare il suo striking come un punteruolo per tenere a distanza l'Andrage. Il problema è che l'Andrage ha un buonissimo momento, quindi gioco forza, a un certo punto la distanza viene accorciata. Possiamo andare un po' in avanti? Allora, vediamo un po'. Ok. Quindi, come dicevamo, se si può parlare di gameplay, Shinta Cavillo voleva usare il suo jab per mantenere la distanza. Esatto. Fare un po' un match, non lo voglio dire, però alla lì, pungi, sì, tieni lontano. Andare a prendere punti finché poi andare a vedere un pertugio. La cosa è che quando ti trovi davanti un atleta come Andrace, così potente fisicamente, diventa... Eccola. Allora, lo possiamo rivedere? Possiamo andare un pochino indietro? Quello che diceva Augusto prima. La questione è che per atleti potenti di solito si tende a impostare... Sì, se mi mandi anche una... Ok, 1, 2 e 3, boom, e si ferma. 4. Va a doppiare nel momento in cui c'ha un pertugio. Di solito atleti potenti che non hanno la stessa altezza vengono impostati sullo striking in questa maniera. Chiudi la distanza, porta con una combinazione di 3 colpi forte. Non va a segno, gliel'hai scaricato addosso e vi assicuro che dopo 3-4 round dei cazzotti sulle braccia si sentono tutti. Giallo ci dice una cosa. Giallo dice: doveva uscire a sinistra, esce sempre a destra. Esatto. Secondo me, Giallo, non è nei piani della Cavillo fare questo, è che l'Andrade non glielo permette. Gli tiene chiuso quel lato. O sbaglio, Aug? No, non hai torto. Si vede bene in una parte prima del match quando prova a uscire a destra, invece viene intercettato da un low kick. Ecco, qua questa è un'altra combinazione importante. Se si può andare un pochino indietro. Mm-hmm.
Ecco, lo vedi che l'ha provata l'uscita a sinistra? Ma è stata punita? Appena si è sbilanciato l'Andraghi ha fatto ripartire la combinazione. È molto bella da vedere l'Andraghi in quanto scarica bene i colpi. Se notate le gambe, ogni volta i colpi sono molto ben accompagnati, molto ben girati con tutto il peso. Questa è una cosa che non si vede così spesso nell'MMA, o quantomeno non è così evidente. E poi comunque stiamo parlando di un atleta, Andrace, clamorosa, perché ha una fisicità impressionante. Come mi dicevi prima, cosa che non sapevo, si sposta in tre diverse categorie di peso. Sì, si sposta tra la 52, la 57 e la 60, fino alla 61. Tra l'altro non avendo mai grossi problemi di taglio del peso. Eccola, qua mi pare che... Quindi un atleta molto seria. Qua mi pare che cominci l'ultima parte. L'inizio della fine? L'inizio della fine, bene o male, sì. Qua fa una combinazione pugilata ad un certo punto che gli tira un montante, mi sembra. Qua ci siamo, ecco, ragazzi. Vedete, gli ha chiuso lo spazio, gli sta continuando a spingere verso la gabbia. Vedete come l'andarde è qui, chiude tutti gli spazi, spinge la Carvillo alla gabbia e non rende possibile in questo modo il gioco di allungo che voleva impostare l'atleta. Non è una pratica Antantino Barbara, questa è pura decisione dell'atleta, sì, di solito si segue anche un programma di disidratazione, però non credo sia l'unico strumento al momento. Sì, è una pratica barbara, però resta il fatto che è una decisione dell'atleta. Come ci sono tanti atleti che non vogliono andare a combattere, qua, questa è la fine del match, qua non è soltanto aspettare. Tutto il lavoro grosso è stato fatto prima con quell'opera di demolizione, con tutte combinazioni da 3-4 colpi massimo, andando poi a chiudere... Questa cosa del taglio del peso, ragazzi, verrà analizzata più avanti perché è una di quelle pratiche su cui c'è tanto da parlare, in quanto può essere considerato barare, è una cosa giusta, gli atleti quanto ne risentono? Ne risentono poco, ne risentono tanto, c'è chi taglia 20 kg, c'è chi ne taglia 2, come fanno a tagliare 20 kg? Possiamo parlarne, c'è tantissimo da dire. Magari con qualche esperto. E magari appunto avremo qualche esperto in redazione che potrà darci delle indicazioni più precise, in quanto quello che ti posso dire io è solamente uno studio fatto personalmente, ma che non ha niente a che vedere col professionale. Avremo più avanti dei nutrizionisti che ci sapranno dire e spiegare meglio questa pratica, che per me tanto barbara non è, sinceramente. Io rimango sempre dell'idea che sia una decisione alla fine dell'atleta, nel senso, non è neanche più come era fino a qualche anno fa in UFC, che un atleta veniva obbligato quasi a combattere in una classe di peso. Mi viene in mente Sakara. Esatto. Questa è giusto, cosa giusto per citare qualcuno di nostrano. Adesso è un pochino più libera la questione, ci sono tanti più atleti, c'è un roster molto più ampio. La cosa è che di solito è qualcosa che viene scelto dall'atleta per avere un vantaggio, anche perché tagli il peso, fai il peso, reintroduci i liquidi, entri in gabbia con un vantaggio, con 6-7 kg di più. Giusto per vedere gli ultimi, cioè Vettori è uno che entra in gabbia almeno a 92-93 kg. Paolo Costa entra in gabbia a 94-95 almeno. Paolo Costa è un altro di quelli che taglia questi 20-25 sì, kg sì, quasi. Riescono a tagliare questi 20 kg con in grossissima parte con un programma di disidratazione. Porta dei problemi, sì, porta sicuramente dei problemi, però dall'altro lato stiamo parlando di persone che per vivere entrano in una gabbia e si prendono a cazzotti con qualcun altro, quindi diciamo la loro salvaguardia è già abbastanza a dura prova. Sì, 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 e comunque Sander, tu hai ragione, io posso dirti che da vedere è una pratica un po' tosta, soprattutto ci sono dei documentari che ti consiglio se vuoi andarlo a vedere. Chris Cyborg Giustino, una delle migliori female athlete che c'è mai stata, una delle più forti di tutti i tempi, è un gigante, è stata costretta più volte a tagliare tanto peso e nella pratica lei sta malissimo, si vede proprio che soffre quando lo fa, non lo vorrebbe sì, fare. Sì, ma Khabib pure ha rischiato di rimanerci un paio di volte con il taglio del peso. Comunque,
andiamo avanti, abbiamo tantissimo da parlare. Un altro match che volevamo di cui volevamo parlare è dell'Aliena. Che c'è da parlare? È dell'Aliena. Perché non è di questo pianeta. Che c'è da parlare? È stato un monologo. Un monologo, esatto. Hai detto proprio la cosa giusta, mi piace. Un monologo. È stato un monologo. Stiamo parlando veramente di Valentina Bullet-Shevchenko. Contro Lauren Murphy. Contro Lauren Murphy. Non ce ne voglia, povera Lauren Murphy, ma non si capisce che cosa ci sia entrata in gabbia a fare. Ma dai, secondo me, come abbiamo detto ieri, non sa neanche lei perché stava lì. Non sa neanche lei. No, no, ma lei ci credeva un sacco. Tra l'altro, cioè, a proposito di questa questione di cui stiamo parlando, della questione del taglio del peso, la Murphy è una che ha un taglio del peso importante, almeno a giudicare la fisicità. Al weight-in si è presentata completamente squartata, con le vene sull'addome, così, in gabbia presumibilmente è entrata con 7-8 kg di più. Ma andremo a vedere qualche spezzone del match, si vedeva che era tanto più grossa della Shevchenko, eh? Ah, di Jones, mo ci arriviamo a parlare del bomboni, perché porello, Rob sta malissimo. Non ne voglio parlare, ragazzi, sono tristissimo. Rob sta malissimo questa cosa. Valentina Shevchenko, di che dobbiamo parlare? È un atleta in continua evoluzione, al momento probabilmente ha il migliore striking dell'UFC tutta, considerando qualunque divisione. Mi sento di fare questa... Questo è il tuo... Mi sento di fare... È il tuo mondo, io gli do ragione. Ma mentre un tempo... Qua te volevo, infatti. Potevamo dire sì, grandissimo striking, grandissima presenza nell'ottagono. Ma ragazzi, la Shevchenko è diventata una lottatrice fenomenale. Cioè, di che stiamo parlando? Jiu-jitsu fortissimo, proiezioni di greco-romana importantissime, un body lock tremendo, un accorcio della distanza portato con una velocità estrema, difesa da takedown altissima. Come la fermi un atleta del genere? Non puoi. Non puoi, devi morire. Semplicemente non puoi. Cioè, in questo momento la Shevchenko non ha... Come nella stessa cosa per la Nunes, la categoria sopra. La Shevchenko non ha un atleta che sia in grado di... Ma Roberto mangia da 25 minuti. Lo so, ragazzi. Quando uno è grosso deve mangiare. Sì, sono d'accordo, Giallo. Sono d'accordo. È un atleta evoluta. Anche perché ha sviluppato un grappling non soltanto difensivo. Adesso se lo va a cercare. Cioè, almeno negli ultimi due match si è visto benissimo contro Andrade. A proposito, ecco, Jessica Andrade, quella di cui parlavamo prima, è una contender... seria, è un atleta seria, non ha provato a fare il match quando ha combattuto contro la Shevchenko. Il problema è che non ha potuto nulla, non ha potuto assolutamente nulla. La Murphy si è limitata a fare da pungiball, a fare da sacco per questo è un canale ASMR, magari un sacco di soldi sarebbe bellissimo, ma forse la Murphy si è trovata a fare da sacco per 4 riprese. Io non capisco, uno, il suo angolo a questo punto, perché già dopo il terzo round svegliala, fai sì, qualcosa, svegliala. E poi, raga, è meglio perdere come ha perso Andrade al secondo round per campo tecnico, però che almeno la Cavillo sì. Ah, no, dicevo il match vecchio, scusami. Mm-hmm. Cioè, è meglio perdere un match come l'ha perso, come lo perse all'epoca l'Andrade, però mettendoci un po' di cuore, un po' di grinta e venendo finalizzata a metà del secondo round, piuttosto che dire ah sì, ho solo resistito a 4 round con la Shevchenko, però ma usata come sacco, no, non funziona così. No, non funziona, cioè, così. C'era una percentualizzazione dei significant strikes portata a un certo punto, la Murphy aveva portato il 16% dei colpi, e parliamo dei 3 colpi. Stavamo forse al terzo round già. Sì, sì. No. 15 minuti dentro un ottagono. Quella. Cioè, posso spezzare una lancia in favore di Lauren Murphy? Allora, Valentina Shevchenko non ti dà la possibilità di fare nulla, eh. Questo è vero, però a me dà l'idea proprio che le manchi poi quello che è il core di un atleta, il nucleo di un atleta, che deve essere il cuore, cioè la capacità di passare la tempesta, o comunque, ti ripeto, provarci, perché a un certo punto non ha neanche tirato colpi. Sander dice che se ti succhi l'orecchio per almeno 5 minuti regala. Eh?
Non siamo uno di quei canali Twitch, non ci avrete mai. Qua si parla solo di botte. Mazzate, non quell'altro di botte. Non si sa mai. Mazzate, mazzate. Lo ribadisco. Ribadisco. MMA uguale. Mangia, mangia ancora. Mangia, mangia. In alcuni sì, casi. Sì, Roberto sta là col suo panino, se lo coccola. No, ho finito, ho finito. Alla finito, ok. Ma finito, ne vorrei un altro. Penso il mio anche. Forse. Comunque, torniamo al match. Ho voluto porre un'attenzione a qualche momento di questo incontro che a me ha colpito tantissimo. E, Mattia, ti ho messo il minutaggio. Dovrebbe essere intorno al 46, infatti, bravissimo. Però adesso non me lo ricordo nello specifico. Mi pare 41. Ho 41, sì. È stato uno dei momenti che mi è piaciuto di più perché la Murphy era riuscita in qualche modo ad attaccare la Shevchenko. Sì, mi pare che avesse intercettato un calcio. Sì, con questo tentativo di single leg, ma cioè, guardate la Shevchenko come reagisce. Molto... Tu mi vuoi attaccare single leg, io ti gonfio. Non, lasciami la gamba, io ti ammazzo. La Murphy ha avuto proprio questa percezione. No, sì, ecco, adesso andiamo avanti, ispezione del match e... Sempre più avanti, sempre al minutaggio il, poco il da secondo fare. Stacco, sì. C'è una parte di proiezione che di cui vi dicevo, guardate questo body. Sì, pregava solo che finisse. Guarda, ecco. Vi rendete conto? Questo body lock è essenzialmente perfetto. Guarda poi come usa il ginocchio dietro per fargli ostacolo col ginocchio. No, è un atleta che al momento non ha... Eccolo qua, questo qua. Ecco. Cambia l'angolazione, comincia ad andare verso e dietro, ruota e... Ma capito, non può far niente se non cedere al patto a terra. Cadi, non cadi, non c'è modo. C'è un atleta che al momento non ha... Ecco, questo è l'unico momento in cui la Murphy ha provato a mettere un po' di pressione, ma non... No, ma guarda, allora cioè, questo... pare veramente che stia portando il ragazzino a passeggio così, sì, tranquillo. Questo tentativo di single leg... Guardate, ecco, che difesa, boom, difesa perfetta. Bellissimo. E soprattutto il concetto è stato quello. La Murphy ha provato a mettere quel single leg, c'è stato anche un po', ma la gamba della Shevchenko non si muoveva. Quindi stiamo parlando di una distribuzione del peso perfetta. Sì. Tutto il peso, ecco, era lì. Anche, ecco, anche questo, ecco, body lock. Questo è un altro body lock. Qua qualcosa di judo questa, sì, proiezione. Sì, ha provato ad entrare con l'anca, non c'è riuscito, o ha fintato di entrare ad anca per poi comunque tirarla giù con una proiezione da greco-romana. È stato il match, se volete vederlo, guardatelo perché è un... Godibilissimo. È un godibilissimo breakdown sullo striking, però ecco, effettivamente è successo soltanto questo. Cioè, sì, un po' monodimensionale. Che prendeva cazzotti e calci. Vedete, un bellissimo match di Valentina Shevchenko che porta a scuola Murphy, sì, e dice si combatte così. Beh, praticamente ha fatto un kata sull'ottavo a far vedere. Esatto, esatto. Queste cose si portano così ed è così, è tutto bello. Senti, però io vorrei spendere due parole anche per... Due. Non il miglior match della card, però un match che sicuramente mi ha fatto battere il cuore a tanti. Ah, ragazzi, sì, stiamo parlando del ritorno. Ritorno, eh. Stiamo parlando del ritorno. Tornato dopo sette anni? Quasi a sette anni. Sulla carta sono sei e qualcosa. Ma è tornato Nick Diaz. No, Nick Diaz, ragazzi. E tra l'altro vi posso dire, stando fermo da così tanto, ha fatto... una figura non buona di più contro un atleta come Lawler, che sì, viene da quattro sconfitte consecutive, però è un atleta attivo. E soprattutto si è presentato in una condizione fisica... Sì, Robbie. Robbie, okay. Totalmente... Tirato a lucido. Perfetto. Tirato a lucido. È stato un match per le prime due riprese molto molto divertente. Molto molto divertente. Bellissimo. Tantissime combinazioni di box, tantissimo... Tantissimo ritmo, tanta precisione da parte di Nick Diaz. Meno di quella che sembra, poi l'ho rivisto un pochino, è molto meno di quella che sembra, però è molto attivo. E vedere un atleta del genere dopo sette anni fermo comunque entrare non sembrava così
Ugo, poi dimmi ciò che vuoi. Gianni, sei tu che fai di me quello che vuoi, lo sai. Cioè, andare a rientrare in un ottagono contro un atleta vero, una card importante in cui tu sai che sei l'atleta che porta visibilità, sì, e soldi alla card. Ma è bastato vedere nell'intervista post fight quanto tifo ha tirato fuori Nick Diaz. Ogni parola che diceva c'era un'ovazione. Ma oltre a quello, ma vedi anche quello che è successo quando è tornato il fratello nell'ottagono contro Edwards. Paradossalmente è stato un match migliore quello di Nick. Però sono showman. Beh, prima di tutto. I'm not surprised, non si può dire. Non vi so. No, sono sicuramente due atleti che non hanno più tanto da dire. Grazie. Che non hanno più tanto da dire. Lawler e Diaz. Ma tutti e due. Io parlo più che altro dei fratelli Diaz. Secondo me Lawler nei welter qualcosina può ancora dire. Qualcosina, non tanto, ma sicuramente non ad arrivare alla run per il titolo, però potrebbe essere un ottimo gatekeeper. Bravo, stavo dicendo proprio quello. Potrebbe essere veramente un ottimo gatekeeper. Quello che a un certo punto molto bene. Ha fatto un po' Cowboy Cerrone. Oddio, gli piacerebbe averlo fatto a Cowboy Cerrone. Beh. È quello che sta facendo Andrei Arlovski. Ok, quello che sta facendo Andrei. Che poraccio pure Andrei Arlovski. Arlovski c'ha 42 anni, dice io voglio combattere sempre, ma perché quello non è che c'ha bisogno di soldi, quello è soltanto russo pazzo. Tanto coraggio, è uno che ha fatto soltanto quello nella propria vita, sa fare bene quello nella propria vita. Dice io ho 42 anni, finché sto bene, perché non devo fare match? Comunque c'ho ancora un mento discreto, c'ho gli ultimi due match, sei portati a casa per decisione un anno. Sì. Con la box pulitissima, tranquillo, si continua a fare i suoi soldi. Tanta esperienza comunque. Esatto, si continua a fare i suoi soldi, è un fighter ancora molto amato, che c'è ancora molto seguito e... Quello è un buon ruolo da gatekeeper rispetto a Cowboy. Cerrone, Cowboy la tavoletta. Raga, Cowboy dovrebbe veramente smetterlo. Bravo Giallo, sei il mio eroe. Il problema è che cosa scrive? Cerrone, la tavoletta. Avessi fatto Muay Thai sarebbe un campione. Beh, diciamo vero. Il Muay Thai di Cerrone è un Muay Thai di elite, questo non ci piove. Il problema di Cerrone è che non c'ha più il mento. No, basta. Che se gli fai così, sul qua... Basta. Va giù. Ma è anche un po' spaventato, l'ho visto io ultimamente. Ha avuto un po' paura dei colpi. Cerrone è uno che ha altri tipi di problemi al di là dell'ottagono. Cioè, Cerrone è uno che ha dovuto accettare 2-3 match per pagasse i soldi, per pagasse le tasse. Sì, la vita sua è costosa, c'ha un ranch. Gli piace la bella vita. Sì, c'ha anche delle amicizie un po' particolari. I survivalisti americani, Quanon e tutta questa gente molto poco simpatica. Sì, è vero. Ho detto questo. Vado in giro col ferro sempre perché. Secondo emendamento. Io posso proteggermi. Che cosa vuol dire? Comunque, tornando un attimo a Nick Diaz, ti volevo dire una cosa. Secondo me si è presentato con una condizione fisica scadente. Sei stato molto buono. Sono stato molto buono. Perché noi lo amiamo. Naturalmente finché. Il cardio un minimo l'ha sostenuto e la tecnica l'ha sostenuta, ti ripeto, a un match che non mi aspettavo. Io mi aspettavo una roba molto molto triste, cioè molto molto lenta, molto molto poco ritmata, così. Invece no, è stato un match divertente, buon ritmo, tanti colpi. A me piaceva sempre tanto vedere destro alla milza, busto, corpo testa. Cioè, doppiare quello è figlio della box proprio. Cioè andare a doppiare giù, sopra sotto per andare ad aprire la guardia. Bello. È una delle prime cose che ti insegnano in qualunque palestra pugilato. È un modo. Fatto a un certo livello. Fatto bene, è raro vederlo. Cioè, è raro vedere una cosa del genere. Infatti stiamo a parlare di due leggende comunque. Esatto, per dirti anche Andrade, di cui abbiamo parlato prima rispetto alla box, comunque rispetto alla parte di striking. È molto diverso perché là è tutto mancino, porto il jab, chiudo, rivado sotto, rivado sopra. È una box di altissimo livello per l'MMA, altissimo livello, e ha dimostrato di avercela ancora. Giustamente io non mi sento manco di fargli una colpa quando poi lui ha iniziato a spingere sull'acceleratore e gli è entrato montante forte, montante bene. Ah, io ha fatto bene, sono dell'idea
perché una lesione al setto c'è stata. Non no, so sì, dirti se c'è stata. Esatto. C'era sicuramente il naso rotto. Ha cominciato a perdere, come diciamo a Roma, una chiavica di sangue. C'ha in età avanzata, è stato 6 anni fermo. Ah, sì, sì. Infatti, onestissimo, cioè meglio così rispetto poi a. Ha fatto ammazzare sul ring. Dove far sacco, ecco. Esatto. Bravo, bravo. E comunque ricordiamoci che l'UFC ha delle regole ben precise su determinati tipi di traumi. Se si subisce un KO o una frattura, prima di rientrare nell'ottagono deve passare un tempo specifico. Certo. Se l'idea di Nick è quella di ritornare, di cominciare, di continuare a combattere, di rendersi continuativo, quella di fermarsi in questo modo, secondo me, no, non è onesta, stata una cattiva scelta. Onesta, ma mi ha fatto un po' strano, sinceramente, conoscendo poi qual è la storia dei fratelli Diaz. I zombie. Esatto. Mi allora. Ha fatto un pochino strano, però... decisione giusta che rispetto e va bene così. Nell'intervista post fight se l'è presa un po' col suo management. Secondo te perché? Perché ho trovato un po' di... Allora, io da quello che ho raccolto, che ho visto, lui era convinto che il match sarebbe stato nei medi da subito. Poi quando si è trovato a dover tagliare il peso, effettivamente l'ha tagliato per poi dire non ce la faccio. Secondo me c'è qualcosa che gli è andato male durante il taglio del peso. Cioè, hanno sbagliato qualcosa e si è trovato ad avere il peso adatto prima della settimana, poi prima poi della settimana del match. E là, se, ecco, per dirti, se fai il ciclo di disidratazione è un cronometro, quindi tu ti disidrati in modo tale da essere perfetto quel giorno, ma poi appena bevo un bottiglietto d'acqua, boom, mi rigonfio proprio. Esatto, a me dà l'idea che c'è stato qualcosa di sbagliato in preparazione riguardo a questo, anche perché prendendo le foto iniziali non stava messo così male. No, stava tirato, cioè stava messo bene. Sicuramente le foto pre-match sono migliori, mostrano una condizione fisica decisamente migliore rispetto a quella con cui poi si è presentato nell'ottagono. Comunque, detto questo, mi ha fatto molto piacere rivedere veramente una leggenda. Sì, sì. Uno dei pochi che possiamo dire effettivamente è una leggenda, un fighter che cammina, leggendario, che sta ancora lì, che secondo ricordiamo me... che al di là dell'UFC, i fratelli Diaz andavano in Giappone fra i vari Pride, poi lo Strike Force, così. Strike Force, di cui, se non mi sbaglio, Nick Diaz è stato anche campione. Sì, sì. Andando contro tutti in classi di peso diverse, non gliene è mai fregato nulla. Vabbè, assolutamente poi, nulla. E poi hanno una cosa nel mio cuore: lo Stockton Slab. Ti pia pizze. Sono bei bulletti, sì, sono dei bei bulletti a cui vogliamo tanto bene. Tanto bene. No, quello che mi è dispiaciuto è che pensavo invece, qua forse mi vuoi dare una mano te, era di vedere da parte di Diaz un po' di fase di lotta. Un po' del suo jiu-jitsu, che ricordiamo, Nick Diaz è una cintura nera de Gracie, cioè non stiamo parlando... non stava parlando di una cintura falsa, di qualcuno che dice è un lottatore di MMA, fa jiu-jitsu, regaliamogli la cintura, facciamogli vedere che è una cintura. No, cioè, Nick Diaz è una vera cintura nera. Penso sia l'unico o uno dei 3-4 ad aver chiuso un match MMA con una Google Plata. Sì, in Pride contro quel giapponese, contro un giapponese grosso, tra l'altro. Sì, sì. Vabbè, non ci scordiamo neanche, se non mi sbaglio, il triangolo contro Cyborg in Strikeforce, sì. Il marito di Cyborg, Giustino, pure quello è stato... Quello, vabbè, per me il triangolo dei Diaz è sempre quello contro Kurt Pellegrino. Se lo fa bene. Però lo sappiamo tutti. Lo sappiamo tutti quello che è successo. No, Però se posso, vecchio. Vecchio BJJ, sì, cioè una, secondo me una questione interessante. Allora, c'è sempre da fare una grossa differenza. Sicuramente più lui. Allora, tra vecchio e fondamentale c'è una grossa differenza. Il BJJ di Nick Diaz può essere chiamato vecchio, ma più che altro è fatto di fondamentali. Nick Diaz è uno di quelli che non si mette là a fare il berimbolo, non si mette là a fare pure qua, naturalmente non lo sto dicendo nella gabbia, lo sto dicendo paragonato alle sue lotte di jiu-jitsu che ho visto. Nick Diaz si mette là, guardia chiusa,
Biaccio. Lottiamo dalla guardia chiusa. E non ci scordiamo mai che un certo Roger Gracie, a mio avviso uno dei lottatori di jiu-jitsu più forti che ci sia mai stato, ha vinto mondiali su mondiali con la guardia chiusa. Ah, vabbè, comunque il tempo stringe e io voglio spendere qualche parola all'ultimo match della card. Sul match, allora, concordi con me, il match più bello della storia dei pesi piuma? Assolutamente, secondo me è uno dei... Se non il più bello, uno dei più belli? Ah, forse uno dei più belli, perché secondo me c'è qualcosa che gli sta vicino, qualche match di Holloway che gli sta vicino. Mm-hmm. E sicuramente il match dell'anno. Sì, Giallo, guarda, coglierò questo tuo gancio e ne parleremo più avanti, perché adesso voglio assolutamente chiacchierare. Voglio assolutamente chiacchierare rispetto a Ortega contro Volkanovski, perché oltre, come stavo dicendo, essere uno dei match più belli dei pesi piuma, è anche probabilmente uno dei match più belli che c'è stato nella card. Forse probabile match of the year, direi. Sì, forse uno dei match più belli dell'anno? Secondo candidato me a Fight of the Year? Secondo me è il Fight of the Year. Non ha... cioè, nell'ultimo anno non ho visto un match con questa intensità da parte di tutte e due. Non ho visto un match combattuto con la stessa intensità, con lo stesso tasso tecnico, semplicemente con lo stesso matchup, con un matchup del genere. Sembrava veramente di vedere quelle che erano le guerre dell'UFC dei 14-15 anni fa, sostanzialmente uno striker puro come Volkanovski contro un jiu-jitsu puro come Brian Ortega. Ma poi diciamo, analizziamo un attimo anche il contorno. Cerimonia del peso, Volkanovski che... Facciamo un passo indietro allora. Entrambi erano stati selezionati come i coach dell'Ultimate Fighter. Esatto, come coach per The Ultimate Fighter, il reality show della UFC. Della UFC. E già nonostante Volkanovski avesse provato un pochino a stare tranquillo e tutto quanto, diciamo che Ortega non ha perso occasione per stuzzicarlo. Ma parliamoci chiaramente, Ortega è un messicano, c'ha l'odio dentro, sì. Bello... Volkanovski è mezzo macedone, quindi non è che... pure con Volkanovski non è che... Però la cosa che mi è piaciuta è che Volkanovski ha sempre tentato di reggere fino a che è esploso, gli è andato a dire cose giuste, perché non si scordiamo che nel 2014 Ortega è stato sospeso, non mi ricordo per quanto tempo, per uso di doping, e non è che stiamo parlando di una persona che ha messo in mezzo scuse, ha detto ah no è stato uno sbaglio, ha ammesso le sue colpe e si è preso la sospensione. Quindi Ortega è stato, forse è, non lo sapremo mai, bombato. Sì, sì, diciamo che Volkanovski non si è fatto dire due volte a ricordare questa cosa dopo... che si era alterato, mettiamola così. Comunque match molto molto bello, in particolare il terzo round di questo match credo che sia veramente una cosa da consegnare ai libri di storia. Vuoi imparare qualcosa sull'MMA? Vatti a vedere il terzo round di Volkanovski Ortega. Sì, assolutamente. Match, sì, ecco, se non dovesse vincere il match dell'anno sarebbe veramente un grosso furto. A meno che non ci sia qualcosa di eclatante. Da qua a dicembre non esca fuori una cosa, esatto. E dici wow. Dove, cito Homer Simpson, il match più bello dell'anno fino ad oggi. Esatto. Dunque, c'è da dire? Cioè, nel senso, secondo me la parte di breakdown rispetto a questo match è importante. Sono importanti tre momenti in cui Ortega ha rischiato davvero di vincere, di portare a casa un match che altrimenti ai punti ha perso giustamente, malamente. Allora, Mounted Guillotina dalla monta. Ortega è riuscito a sfruttare un piccolo errore di Volkanovski, che ha perso l'equilibrio andando indietro. È subito, anche perché noi stiamo parlando chiaramente, devo fare questa piccola introduzione, Ortega è un'altra cintura nera seria. Stiamo parlando di una cinturina di jiu-jitsu? No, stiamo parlando di un signor atleta di jiu-jitsu, un grandissimo lottatore.
È stato in grado di capitalizzare al volo, quindi monta e collo. Subito collo, ghigliottina. E anche nell'intervista dopo Ortega l'ha detto, ha detto quella ghigliottina c'era, era profonda, io lo sentivo che lo stavo soffocando, ma questo non batte, non batte, ma non ha battuto. In cui lui è preso nel triangolo di Ortega che lo guarda, c'ha uno sguardo di voleva un arrivare là, un odio, sì sì sì, guardia odio. Chiusa, grande impound di Volkanovski, anche questo diciamocelo, non è facile attaccare schiena a terra nelle MMA una finalizzazione, non è facile. Ma tra l'altro Volkanovski, cioè anche portare un grande impound come quello che ha portato Volkanovski è difficile, credo sia il miglior grande impound della divisione, sì, della divisione sicuramente, ma secondo me sta sui top 5 rispetto a tutto il roster, sono rimasto impressionato. Fenomenale, sì. La capacità di gestire la postura, di riprenderla, esatto, e tenerla, esatto, clamorosa. Che è una cosa fondamentale in tutto ciò che è lotta. Comunque, dicevamo, Ortega riesce a mettere un fermo a questo grande impounder, riesce ad attaccare questo triangolo, triangolo che viene chiuso, braccio intrappolato anche nella corretta angolazione. Volkanovski che lo guarda negli occhi con le vene della testa che gli stanno esplodendo, con gli occhi fuori dalla, sì, sì, tipo sì, quello di Atto di Forza. Esatto. E glielo dice, gli dice qua tu mi ammazzi, perché io non, o mi ammazzi, mi ammazzi o io non batto. Io non batto. E ce la fa, si chiude, scende in difesa sul lato giusto, quindi il lato della gamba che è sopra la spalla, si chiude su quell'angolo, il soffocamento viene leggermente meno, Ortega si vede costretto ad abbandonare, si rialza. Secondo me l'ha provato a transizionare su un armbar e non ha avuto il timing troppo veloce, appena Volkanovski era in quel momento, ci avrà avuto tanto di quell'adrenalina che gli girava quello, nel ma corpo. Secondo me la cosa importante poi è l'ultima uscita quando lo prende con la Darce. Esatto, anche là la Darce o no, qualcos'altro, perché io poi mi perdo un attimo, una brabo, no, diciamo che parte come Darce, ha girato in maniera molto simile a un'anaconda, ma non è riuscito perché c'era la gabbia, quindi ha tentato di arrampicarsi. Senza che andiamo troppo nello specifico, è comunque uno strangolamento, un triangolo di braccia può essere definito, che sia dark, che sia anaconda. Ma comunque anche là Volkanovski tanto cuore, stende il braccio, fa in modo che la spalla non lo soffochi. A me quello che non lo soffochi, ecco, è stato proprio in questi momenti la lucidità, la calma, la lucidità. Senso, sicuramente sono le situazioni che ha provate, riprovate, riprovate, riprovate in allenamento. E non scordiamoci che la parte del grappling di Volkanovski è stata curata da Craig Jones. Stiamo parlando di uno dei grappler migliori che c'è al mondo in questo momento, Mr. Leglock. E infatti, ex Danaher Dead Squad. Bravissimo. E infatti, se andiamo a vedere l'uscita che ha adottato dalla Mounted Guillotine Volkanovski, è quella che insegna Gordon Ryan. Chiudi le gambe e spingilo via, quello ha fatto. Quindi, niente, sì, da dire, ineccepibile. Volkanovski è stato superiore. Volkanovski è stato superiore, tanta stima per Ortega. Io credo che con quel jiu-jitsu veramente in questo momento non abbia grossi rivali se qualcuno decide di andare a schiena a terra con lui. No, no. La cosa è che dovrebbe migliorare più che nello striking, nella difesa dello striking, cioè come contro con Holloway prende troppi colpi, è uscito che c'aveva una fascia che sembravano due, cioè pure Volkanovski l'ha sfondato, eh? Tanto che l'arbitro a un certo punto è andato a controllare le, sì, reazioni, sì, dell'occhio, sì, sì, quella... l'arbitro è andato a controllare e... Mr. Leglock è un nome fighissimo. È un nome fighissimo. Vabbè, Xandre, ma se tu lo vedessi, quello da qualsiasi posizione, scusa se ti interrompo, stiamo parlando di Craig Jones, è uno dei grappler più forti che c'è in questo momento, da qualsiasi posizione è in grado di spappolarti la gamba, che sia una leva al tallone, una leva dritta al ginocchio, una leva dritta alla caviglia, se lui ti prende la gamba se l'è portata a casa. Ok, per questi ultimi 10 minuti, Robba, che ne pensi di parlare un attimo di quello che sarà il prossimo evento? Assolutamente sì. Cioè, abbiamo un paio di match molto interessanti, devo dire. Sì, sarà una card godibilissima. Non è una Fight Night, ma è una UFC Night normale. Sì, è sponsorizzata come Fight Night, a dir il vero, però non... Non è numerata. No, non è numerata. Non è numerata. No, i Fight Night sono quelli che vanno su ESPN, gli Xbox. Comunque, detto questo...
un sacco di nomi interessanti fra chi deve riconfermarsi o chi vendicare una brutta sconfitta. Due match molto molto interessanti. Il primo è Kevin Holland contro Kyle Daukaus. Kevin Holland. Eccolo. Lo odiamo. Trailblazer. Lo odiamo per quello che ha fatto a Di Chirico. Match secondo me che è stato rubato ad Alessio. Vergognoso. È indecente. Vergognoso proprio. Sì, Alessio, se mai ci vedrai, noi siamo con te. Sempre. Sempre. Detto e ultimo match di Holland è la sconfitta con Vettori per Undisputed Decision. Sì, sì, naturalmente odiamo sportivamente Rob. Perché... Ah, certo, scusate, odio sportivo nei confronti di Kevin Holland. Solo sportivo. Odio sportivo. E l'ultimo match di Holland è stato contro Vettori, è stato match accettato in short notice, mi sembra, sì, con meno di 3 settimane di preavviso dopo che Tilla si ruppe la clavicola. Sì, esatto. Contro Kyle Daukaus, che è il fratello di quel Chris Daukaus di cui abbiamo parlato inizio trasmissione. Che dire, Holland è un po' un pupillo di Dana White, nel senso a White gli piace molto perché chiacchiera, perché fa molto show, è uno che perde tanto tempo a parlare dentro l'ottagono, ma nonostante questo è comunque un atleta di primo ordine. Sì, però questa cosa per quanto che... può essere antipatico, è un atleta di primo ordine. Striking fenomenale, non lo posso... Striking... Timing pazzesco. Striking fenomenale, Vettori ha dovuto portarlo a terra. Sullo striking non se lo sarebbero giocato. Vettori in quel match ha fatto i record, non ce lo scordiamo mai, grande Marvin. Ha fatto i record sulle volte che ha portato a terra un avversario e il tempo di controllo. Di un avversario. Dall'altro lato questa cosa dovrebbe far riflettere sul fatto che ha avuto del tempo di controllo molto lungo con delle ottime posizioni e non si è riuscito a finalizzare uno che ha schiena a terra, esatto. Evidentemente non c'è stato. Questa è un'altra cosa su cui dovremmo parlare avanti. Sì, ne parleremo sicuramente prossimamente, anche perché fra poco c'è Vettori Costa. Esatto. Quindi sicuramente ci sarà da parlarne. Quindi ritorno nell'ottagono per Kevin Holland, e a questo punto gli hanno messo davanti un avversario abbastanza morbido. Viene da una bruttissima sconfitta contro Filippo Hus, è stato veramente bullizzato per 5 round, per 3 round, giusta. Sì, è stato bullizzato per 3 round, ha finito che c'aveva una faccia tanto. Scusa, mi permetto di dire un attimo una cosa, lo show oggi è innecessario, dice Xande, ti dico di sì, però io voglio, voglio sottolineare sempre che stiamo parlando di arti marziali, quindi tu fuori dall'ottagono fai quello che ti pare, fai lo show che vuoi, dentro l'ottagono me meni, menamo e tu mi porti rispetto, no, che ti metti a parlare io così, ti posso se posso rispondere anch'io sì e no, nel senso c'è sicuramente una dimensione che noi non consideriamo, che è quella dell'entertainment statunitense, che è una cosa completamente diversa da quello che intendiamo noi. Però dall'altro lato io credo che soprattutto in uno sport del genere, in cui non è come la WWE in cui i match sono decisi a tavolino, ma in cui i match sono comunque dei match veri, se parli devi dare uno un peso e due un seguito alle tue parole. Comunque negli ultimi due match che ha fatto questo, non è che ha dato tutto sto seguito, esatto, maledetto. Cioè, questo vale per Holland e vale anche a casa nostra, non è che non vale a casa nostra. E capisco non quello che stai dicendo, eh? Mi è arrivata, okay. Mi è arrivata forte e chiaro, e... ci sta per carità, però dai seguito, cioè, sarebbe molto senso... lunga. Nel senso, un McGregor quando stava nei Piuma che faceva il pazzo curioso, però poi effettivamente quando entrava in gabbia non c'era per nessuno. Stiamo parlando del 2014, in cui McGregor è stato forse... Detto McGregor nei Piuma. Sì. Perché adesso McGregor ci ha rotto i cosiddetti... Sicuramente si è rotto lui. Lui si è rotto, ma noi ci ha proprio rotto, io non lo sopporto più, non lo voglio più manco vedere. No, da che era McGregor gli dovevamo dedicare la puntata intera, secondo no, me. No, parliamo di... fateci sapere nei commenti se mai un giorno vorreste fare una puntata su McGregor. Su McGregor. Così vi faccio capire quanto lo odio in questo momento. Comunque, detto questo, nel senso, io per come la vedo è... Puoi fare lo stronzo, fallo, dimostrami poi quanto sei cattivo. Ok, adesso io ti dico che questo match, come hai detto te, secondo me, perché è un'idea tua, è usato da Dana White per ripompare sì, Holland. Sì, questo è, secondo, per come la vedo io, un match per, da dentro e fuori per entrambi, però
cioè un conto è andare a perdere per due volte per Undisputed Decision contro contro Marvin Vettori o Derek Bronson, comunque che sono due top contender dei pesi medi, un altro conto con tutto il bene e perdere contro Filippo Cosso in quella maniera brutta, brutta, certo. E poi il main event, abbiamo il ritorno di Marreta. Marreta, grandissimo atleta, purtroppo forse un pochino in fase calante. Secondo me è iniziata la fase calante. Viene da tre sconfitte consecutive. John Jones, che oh. John Jones. Glover Teixeira, che comunque anche se ha l'età che ha, mo va. È il prossimo contendente al titolo. E poi Alexander Rakic. Rakic, che stiamo parlando di. Flavietta, grazie mille per il consiglio, d'accordissimo, faremo una puntata su McGregor solo per te. È impossibile amare Conor McGregor, Xavier, è impossibile. Come sei democratico. Voglio essere democratico, non lo sono, mi costringono a esserlo. Detto no, questo, sto scherzando. Marreta viene da una brutta sconfitta per Undisputed Decision contro Rakic. Rakic, possiamo dirlo, Rakic che è il mostro nascente della divisione? Sì, è sicuramente un atleta di primissimo livello. Mi dispiace perché Santos, secondo me, ha molto da dire. È pure vero che secondo me contro un Johnny Walker se la può giostrare. Io penso che sì. Allora, parliamo pure un po' di Johnny Walker. Johnny Walker è un altro personaggio. Dana White ci aveva puntato tanto. Sì. Ha fatto qualche cacchiatella. Ha avuto un brutto KO, non mi ricordo con chi, però. Sì, ha avuto un paio di brutti KO. Un brutto KO, adesso un attimo mi sfugge il nome. L'ultimo match comunque che ha vinto era andato knockdown e l'ha ripreso, non sa manco lui come ha fatto. Io, se volete il mio parere, io credo che Marreta non dovrebbe avere troppi problemi contro Walker. Lo spero anch'io. E se Walker dovesse vincere, comunque si rilancia verso i piani alti della divisione, perché... Sì, no, nel senso è un match non da dentro e fuori, però da top 10 forse per entrambi. Possiamo dire così. Sì, sono i nostri followers. No, non credo che sia un caso. Non è un caso, non è questo... Io mi vorrei prendere giusto 3 minuti per portare la vostra attenzione su un altro evento non attinente all'MMA, però bellissimo sabato, evento. Sabato si è scritta veramente la storia nella box. Io credo che questo match sarà ricordato fra qualche anno alla stregua di un Ali Foreman o di un Ali Frazier. Addirittura. Ma che scherzi. Usyk ha fatto la storia. Usyk, quindi parliamo del match di Joshua contro Joshua Usyk. Contro Alexander Usyk, okay. nell'unificazione dei... Del sacco le sigle di pesi massimi. Non me le ricordo mai, anche perché una invece, che è considerata la più importante di tutti, c'è la il re degli zingari. Gypsy King, il miglior pugile che c'è sul mondo. Al momento, insieme a Usyk. Insieme a Usyk, sì. Usyk mi ha impressionato. Tyson Fury, ragazzi, stiamo parlando di lui. E tra l'altro, tra poco ci sarà il match con Wilder. Con Wild. Mamma mia. Mamma mia. Comunque detto paura. Questo, Usyk ha fatto un match incredibile per a chiunque gli piaccia la box, a chiunque si voglia avvicinare alla box e comprendere la box. Io consiglio di vedere questo match con qualcuno che l'ha praticata, che sappia spiegare, perché è stato un trattato. Di box. Sì, non trovo altre parole per definirlo se non un trattato di box contro un avversario più grosso e pesante. Fatto un match clamoroso, ha veramente scritto una grossa pagina di storia. Mi scrivono Johnny Walker è anche un nome di whisky, sarà un caso? Beh, un caso forse. O forse no. Non lo sapremo mai. Però ho patteggiato per Marreta, quindi va. Comunque volevo dire una cosa, mi piace citare uno scrittore che a me piace molto, che è Nicolini. Nicolini racconta di pugili. Una grandissima pagina Facebook che a me piace molto, racconta di pugili, non solo storie, è una persona che scrive bene, mi piace proprio. Ho un'ottima predisposizione al racconto. Lui dice, mentre Joshua è un atleta da un fisico stupendo, che potrebbe avere eccelso in tutti gli sport, perché sarebbe voluto essere un grandissimo lottatore, Joshua football americano, è un atleta che qualunque allenatore avrebbe voluto avere, esatto, e dicono
la box gli è stata cucita box addosso. Box è diverso. Infatti. Ma se vedi anche il match contro Ruiz, cioè esatto, arrivo a questo. Ruiz è un pugile. Ruiz ha fame. Scuola messicana, ha fame in tutti i sensi. Esatto. Poi è riuscito a prendere il tasso con 19 kg di più. Match, amico mio, cioè, hai vinto bene, te la sei meritato, sei stato bravissimo, hai fatto un match incredibile. Però un match bellissimo. E metti da dieta 2 settimane. Oh. Ho capito, cioè, è quello. Cioè, devi difendere la cintura, lo sai che devi difendere la cintura. Dai. Porco due, ma dico io, no, gli hai fatto una testa tanto, al primo match avevo 10-15 kg di sovrappeso almeno. Ma se ti presenti fisicato, ma cosa gli fai? Ma manco fisicato, con 7-8 kg di meno, un po' più veloce. Ma sai che gli fai? Che gli combini? Lo ammazzi. Invece? E invece no. Allora, un'ultima cosa volevo dire, perché c'è chi ce l'ha chiesto. Cosa è successo a John Jones? Cosa è successo a al John volo Jones? Proprio. Al volo. John Jones è passato dalla celebrazione per l'introduzione dell'Hall of Fame della sua, esatto, è successo proprio del suo è successo proprio questo del suo match contro Alexander Gustafsson, uno dei match più Jones 1. Dicono il match più bello della storia dei massimi leggeri, match, giustamente, match incredibile, bellissimo, se vi capita recuperatelo, anche quello si parla del 2013 mi pare o 2014, io direi 2013, però tanto è il primo, non ci esatto. Si può sbagliare e niente, e poi per festeggiare ha pensato bene di presumibilmente picchiare la moglie barra fidanzato o quello che è, o comunque minacciarla, e poi l'accusa più grave pare essere quella di manomissione di veicolo atta a ferire qualcun altro, che in America è un reato molto molto grave, mentre l'accusa di violenza domestica non è grave, perché in America stanno fuori, non lo sappiamo, però il vilipendio e la manomissione di oggetti è una cosa. Detto questo, i miei 10 centesimi, come si usa dire dall'altra parte dell'oceano, sono che fosse fondamentalmente o strafatto di cocaina o, dato che molto probabile, dato che ha dei grossi, dei grossi precedenti trascorsi, su questo, come no, o in piena rabbia steroidea, Roid Rage. Considerando il fatto che è un anno e mezzo che sta aumentando di peso e ci sta riuscendo benissimo, che è proprio questa la cosa qualche che qualche domanda uno se la fa. La cosa che mi fa impazzire è questa, capito? Neanche un giorno prima rilascia un'intervista fantastica in cui parla dei suoi piani, in cui spiega perché si sta mettendo tanto, perché vuole. E poi quando devi la schicchera devi, non ce vuoi fare niente. Cody news di Cody, pare che stia, no, pare, ha annunciato che è vivo, sta okay. Scendendo di categoria. Altra volta. Vuole rientrare nei Piuma nuovamente e ci stanno i mostri, si sta preparando per le categorie basse dei basta che vedi Volkanovski sta là. No, io una cosa direi che voglio dirla, perché io lo odio. Lo odio sportivamente. Sterling, maledizione, vero. Si è tirato nuovamente fuori dal match. Io, guardate, spero per la sua incolumità e non per altro. Non lo becchi mai per questo, perché il match Jan Sterling 2 non si faccia mai. Madonna. Ma io lo spero per la sua incolumità, non per niente. Sì. Va bene. Veramente, infatti Jan ha rosicato, ha chiesto che venisse giustamente sostituito. Che venisse uno sostituito e due messa comunque la cintura in palio. Ma c'ha ragione. C'ha ragionissimo. Ma chi sei? Proprio un pagliaccio. Poi la vince Jan e dice, aspetta, prendi. Ma adesso vieni. T'aspetto. Allora, signori, siamo giunti verso la fine. Adesso nei Piuma. Sì, sta lavorando per rientrare nella categoria dei Piuma. Quindi presumibilmente il prossimo incontro di Cody sarà in quella divisione di peso. Se riesce a tagliare peso. Se ci riesce, però ho visto un video di recente caricato sul suo Instagram. Il problema di Garbrandt non è se riesce a tagliare peso, il problema di Garbrandt è una CTE già conclamata. Già. CTE sta per vabbè, problemi il pugile ubriaco, la sindrome del pugile ubriaco, ovvero cominciano a diventare un po' scemi per quanti quando colpi hanno preso cazzotti, in testa. Fa un po' male. Esatto. Siamo arrivati alla fine della puntata. Vorrei spendere le ultime due parole per ringraziare sicuramente l'atleta per averci l'atleta Sport News per averci dato questa grandissima possibilità. Grazie mille. Il caporedattore, il presidente Giulio Gezzi. Presidente non è proprio la parola giusta, forse. Il direttore Giulio Gezzi. L'art director Nicolò Masini. Alla regia
il nostro carissimo amico Mattia Mingione, detto Micio, così capirete quando io chiederò Micio metti la clip, sto parlando del nostro direttore della regia. E niente, eccoci qua, spero che vi siate tutti divertiti. Ci vediamo lunedì prossimo, perché questa sarà una rubrica a cadenza settimanale. Seguiteci sulle nostre pagine Instagram se volete aggiornamenti e se volete capire di cosa più o meno si parlerà nella prossima puntata. Io stay connected. Tutti dicono guardia alta, guardia chiusa, signori, guardia chiusa. Ciao ragazzi. E ci vediamo lunedì prossimo. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!